Kenny, sempre altissima la difesa della Rapid e palla sempre verticale per Wenzel Holz, che riparte da casa sua. Va Wenzel Holz in area. Wenzel Holz, palo! Non è possibile, non è possibile. Barreca chiude in qualche modo, ma la partita finisce 2-1 per il Rapid, che vince in casa del Monaco. 3 sconfitte su 3 in casa per il Monaco nel girone. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Siamo a meno 1 dal Rapid, mentre la Zed è già certo anche del primo posto. Quindi noi possiamo sperare di vincere la nostra partita. Il problema è che il Midtjylland deve fermare il Rapid, altrimenti andiamo a casa. E io ho proprio la sensazione di averlo buttato questo girone. Non è finita, daremo il tutto per tutto fino alla fine, ma ho la sensazione di averlo buttato perché, a Zed a parte, con tutte le squadre potevamo far meglio. E poi gira! Pellegri! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegri! Una sensazione brutta che ho quella che ho addosso in questo momento. Però un palo che fa la differenza. Vershkaren che si fa male, ancora non ho capito perché, ma sta fuori 4 settimane. Perché non ha giocato Ben Yedder? Perché va gestito. Perché va gestito Ben Yedder? In campionato ci sta dando una grande mano, stiamo tornando nella zona interessante. In Europa League va gestito e secondo me, se tu non vinci questa partita, non si può parlare di Ben Yedder. McKennie cerca di far correre Rio Niekuru sulla sinistra e ci riesce. Il 7 rientra bene, attaccando verso la porta, finta il destro, poi sponda su Tchouaméni, va dentro Ben Yedder, visto fuori gioco. Nonostante il bellissimo gol di Wissam, testa di Koundé. 38esimo nel primo tempo, assedio finora delle Monaco che però non ha trovato il gol. Ci prova adesso con Tchouaméni, si apre Martins in aria, in mezzo Ben Yedder, Martins attacca, mette dentro Wissam! Per l'1-0, chiamatissimo! Il 12esimo gol in campionato di Ben Yedder, che quando gioca segna e il Monaco torna a sorridere. Sterza Lovelen e Koundé era lì. Martins. Onikuru è solo a sinistra, Martins taglia il campo. Motorino, non lo prendono e poi il tocco dentro per Wissam in area. Forte in porta per il 2-0, ma il gol in pratica è di Gelson Motorino Martins. 2-0, 13 in campionato per Wissam. Sono estasiato da quello che ha fatto il numero 11. Estasiato. Poi Carnot dentro il pallone, Rodelen in area, insiste. Ricomincia anche da Carnot al centro, Lecomte. E via questo pallone perché siamo al 6° di recupero. Partita senza storia, tranne il recupero finale, perché un gol FIFA vuole sempre farcelo prendere. Fortunatamente Lecomte non era d'accordo. Finisce 2-0, doppietta di Ben Yedder, un bel Monaco. La vittoria giusta per ripartire dopo 2 gare senza vittoria. Scusate la ripetizione, tra campionato contro il Dijon ed Europa League. Ora ci sono altre 2 sfide di campionato prima di quel dentro fuori contro la Zed. Tra l'altro è stata una vittoria pesante per la classifica, perché adesso siamo quarti con 28 punti, che sono gli stessi del Lione, 2 in più del Brest che sarà il nostro prossimo avversario. Perro rilancia Koundé a disturbare, la palla è buona per Tchouaméni che stavolta tiene botta su Fellaini. Occhio al movimento di Wenzel Holz, grande palla centrale, Wenzel Holz, sinistro! Ancora Wenzel Holz! Secondo timbro in campionato, 3° in stagione, 1-0 Monaco. Tchouaméni vuole far correre Martins, palla sui piedi. Gelson vuole toccarla per Wenzel Holz, la palla non filtra, poi sì, e quindi tocco dentro. Wenzel Holz l'alza! Morbidamente! 2-0! L'ha fatto ancora l'australiano! E stavolta con eleganza, 2-0, ancora Wenzel Holz, la riserva di lusso, altro che Borja Mayoral in questo momento.
è l'unico in grado di sostituire Ben Yedder, che ovviamente non può giocarle tutte, anche perché stiamo giocando ogni due giorni. Fellaini, Filippo Theo, tocco centrale, Brusai, occhio all'assist, lo trova, Cardona, segna e riapre la partita al 41esimo del primo tempo. Occhio al corner, Martin Spennella verso McTominay, che schiaccia, 3-1 per il Monaco, secondo centro in campionato per l'ex United. Sempre in quella porta segna il gol della sicurezza. Pronto alla rinviole Comte, non è importante la precisione, possiamo anche andare in fallo laterale perché finisce qui, finisce 3-1 per il Monaco, con segnali positivi e con una vittoria pesantissima per la classifica, superata la prova di maturità di cui vi parlavo nelle pre-gara, perché siamo sempre più quarti. Quando tra 4 giorni hai una sfida che vale una stagione, una sfida da dentro o fuori, rischi di tralasciare il presente, di pensare soltanto alla Z e poco all'OM. Eppure è fondamentale pensare che stasera si gioca al Velodrome contro una nobile decaduta, sì, ma pur sempre una nobile, pur sempre una squadra forte che ci vorrà mettere in difficoltà per riportarci con i piedi per terra e rovinarci morale e condizione in vista di quella partita che a noi tanto importa. Per questo e per tanti altri motivi è fondamentale far bene stasera. Benvenuti al Velodrome, scenografia come al solito meravigliosa, e così in campo il Marsiglia, davanti a Capitan Mandanda e 4-3-3 con Amavi, Zaleta, Zar, Stephens e Nagatomo, Rongier, Gueye e Kor a centrocampo con Payet, Benedetto e Toven davanti. Attenzione al Piva Benedetto, che è sicuramente un giocatore importante, come molti altri del Marsiglia, che sicuramente ha grande qualità. In casa Monaco c'è un po' di turnover, non potrebbe essere altrimenti, perché comunque ci si pensa a quel match di Europa League, e allora Lecomte confermato in porta. I centrali di difesa sono completamente rimaneggiati, Badiashile Sasi con Quadrato e Barrega sugli esterni, che presumibilmente non vedremo invece in Europa League, dove giocheranno Aguilar e Balotouré. Poi questo per completare l'11 con Ben Yedder, che c'è Saelemaekers, non il buon Gelson Martins, c'è Florentino e non McTominay, che sarà fondamentale vista la sua ottima condizione negli ultimi mesi. Contro la Z, Benedetto vuole girarsi, lo aspetta di Sasi, poi arriva il tocco dentro, interessante, Payet trova un corridoio, si gira e calcia con Quadrato, vede via fallosamente calcio di rigore per il Marsiglia, credo deviazione con la mano di Quadrato. 4-12, Toven, Lecomte si distende sul cucchiaino, poi torna sul pallone e dice di no due volte a Toven. Florentino, 26 in corso, palla che filtra per Wissam, non seguono i compagni, Wissam quindi si gira, aspetta Florentino, va dentro Tchouaméni, la palla arriva perfetta per l'inserimento del numero 8 in area di rigore, ha parato Mandanda, poi la palla rimane lì, ancora Mandanda, l'ha ritrovata. Possesso del Monaco, Disasi, cercare Saelemaekers che ci mette la testa, trova Tchouaméni, va dentro Ben Yedder, la palla arriva perfetta per il capitano, cucchiaino in porta per un gol meraviglioso alla Wissam, 1-0 del Monaco. Sono 14 in campionato per Ben Yedder, al 31esimo, e poi esulta in telecamera con un gol meraviglioso, meraviglioso, con i tempi giusti. Stavolta Mandanda non può far nulla, assist di Aurélien Tchouaméni, cucchiaio perfetto dal primo al secondo palo. Sono 14 per Wissam. Badiashile può andare, porta spasso il pallone, in fiducia, inserimento di McKennie, palla geniale per West, posizione regolare, McKennie, Mandanda, erroraccio di McKennie, angolo di Saelemaekers, Tchouaméni la prende e la mette in porta, 2-0 del Monaco. È stanco McKennie, sta benissimo Tchouaméni, ed è 2-0 per la squadra del Principato. È un gol pesante perché adesso più che mai, se ci rimontano, è soltanto colpa nostra. Cambia con Benedetto, tocco ancora per il Pipa, in area di rigore, corre forte dalla parte opposta dove c'è Payet, in area, torna sul destro e la riapre. Grandissimo gol di Dimitri Payet.
Occhio che adesso ripartono anche. Dobbiamo tornare a chiudere. Florentino deve inseguire, invece si è fermato. Benedetto Di Zazì. Palla ancora verticale sul portoghese, che sbaglia un altro pallone. Incredibile Florentino. In uscita malissimo. Quindi Toven in area, suola e poi cross. Payet, 2-2. Ce li facciamo da soli. Da soli. Da soli. Errore imbarazzante di Florentino. Imbarazzante. Il secondo gol non deve arrivare lì. Payet ancora. Stavolta prova l'assist. Poi c'è un altro fallo di mano di Badiashil. E ancora calcio di rigore. È incredibile. È incredibile. Toven. Le Comte! 2-2! 2-2! 2-2! 30 secondi. McTominay da Salemakers. Vuole andare. Riesce a toccare per Tchouaméni. Ha fischiato la fine. Ma dopo che fischi due calci di rigore in quel modo, non mi sorprende che fischi la fine interrompendo l'ultima azione. Finisce 2-2. Il Monaco ha buttato una partita che aveva già vinto praticamente all'inizio del secondo tempo. Tanta rabbia da convertire in energia positiva, perché la prossima partita vale una stagione. Siamo perfettamente consapevoli di trovarci di fronte a una partita cruciale per la nostra stagione. È una partita che, al di là, no, del risultato, cambierà in positivo o in negativo alcuni aspetti, potrà indirizzare il nostro campionato in qualsiasi direzione, ma soprattutto la nostra consapevolezza. Ecco, io credo che l'inizio di stagione sia stato altalenante sia in campionato che in Europa League. Ne parlavamo anche l'ultima volta che ci siamo sentiti. E rispondendo alla sua domanda, io ai ragazzi non ho detto nulla di particolare. Anzi, devo dire che sono stati i tifosi a darci una grande mano. I nostri, e parlo di Monaco, ma soprattutto i miei, e parlo delle altre avventure anche che abbiamo vissuto tutti insieme al di là di questa qui nel Principato. I tifosi ci hanno motivato, perché eravamo arrabbiati, quasi un po', non voglio dire rassegnati, ma consapevoli, e lo siamo ancora, che sarà difficile, perché non dipende da noi, e non è mai bello quando non dipende da te una cosa. Però poi siamo in Monaco, abbiamo voglia di non mollare fino alla fine. Abbiamo stimoli, sappiamo che è vero, ci sono delle probabilità negative, ma ce ne sono anche positive. Noi faremo il nostro e vedremo quello che succederà. Se non dovesse andare, ovviamente in Ligue 1 daremo il massimo, come ovviamente se dovesse andare. Noi vogliamo puntare su più fronti, al di là del risultato di domani sera. E riguardo il mercato, insomma, al di là del fatto che è ancora un po' presto per parlarne, abbiamo preso Ken con questa formula del prestito con diritto di riscatto alla fine della stagione, e magari ci saranno altre novità. Ripeto, non è il momento di parlarne, perché sto pensando e stiamo pensando, io e i ragazzi, soltanto alla Z. Lo sappiamo, non dipende da noi. Vogliamo vincere, ma potrebbe non bastare. Eppure si vive per queste partite. L'ansia ci piace. Il dover rimontare è semplicemente il nostro pane quotidiano. Più sembra impossibile, più siamo motivati. Dall'AFAS Stadion, buonasera e benvenuti ad AZ Monaco, l'ultima del girone. Sono 90 minuti che possono cambiare la nostra stagione. E se non dovessimo passare, pazienza. Convivremo con il fatto che sappiamo che un pochino è dipeso da noi per un girone complicato ma non impossibile. E andremo avanti, perché il calcio e la vita sono simili in questo. C'è sempre un domani e noi avremo l'opportunità di redimerci in un'altra occasione. Però questo è un discorso da fare più tardi, perché intanto ci sono questi 90 minuti da giocare. Dobbiamo vincere noi e sperare che lo faccia anche il Midtjylland. Intanto formazioni, così in campo la Z e 4-3-3, occhio a Boadu, perché davanti ci vorranno i bazooka per affermarlo. E adesso è il nostro momento. C'è Le Comte tra i pali, c'è il capitano in campo.
In mezzo Ayer, Koundé, Aguilar, Touré, McTominay, Tchouaméni, McKenny, Onyekuru e Martins. Si parte! Piove sulla Fast Stadion. Non sarà facile. Boadu. Lo insegue sempre Ayer, che però non deve uscire dalla sua posizione. Sale a destra Svensson. L'appoggio è per Micho. Occhio al capitano. Assegno all'andata. Poi Claesson. Centrale. Boadu. Calcia! E fa gol. E fa gol. Un missile di Boadu. Lo sapevamo. Lo sapevamo. Dovevamo metterla in conto questa cosa. Non dobbiamo lasciargli quello spazio centrale. Touré. West. Va bene Yedder. McKenny arriva dentro, la palla arriva, è perfetta. McKenny in area di rigore. C'è dietro Ben Yedder, servito. Wissam! Per l'1-1! Per l'1-1! E se è una sentenza Boadu, è altrettanto sentenza Ben Yedder. Seconda presenza nel girone e quarto gol. Claesson. Poi sbagliano anche loro e quindi Aguilar non deve dormire. Infatti non dorme, poi bravo a scavare il pallone. Gelson un po' meno, sta tornando Tchouaméni, che però ci mette un quarto d'ora. Ancora Martins se la riprende. Scott McTominay vuole partire. Trova un buon corridoio per andare. Poi lascia Ben Yedder, sta arrivando il motorino a destra. La palla è perfetta per la corsa di Gelson Martins, che può involarsi di fronte al portiere. Gelson calcia in porta! Gelson Martins! Rimonta del Monaco! In mezz'ora! È già 2-1! L'abbiamo ribaltata! L'abbiamo ribaltata! Stavolta fa l'assist Ben Yedder. Accende la Ducati Gelson Martins! E poi la mette sul primo palo. Con le mani Svensson. Batte corta la rimessa. Uwejan gira. Touré deve rientrare, non lo fa. Occhio a Stenks. Dietro c'è Boadu. Stenks sterza. Passa in qualche modo. Uwejan calcia in porta Koundé. Non si passa con Koundé. Però restano in possesso loro. Con Stenks. Touré. E via questo pallone. Ben Yedder di sponda. McKenny contropiede. Perché sta andando Onyekuru, che può anche ripartire verso la porta come Gelson prima. Va il 7. Lo rincorre Parker. Onyekuru. Palo. Palo clamoroso al 37esimo. In fallo laterale mandiamolo Jules. Così fischia alla fine del primo tempo, perché siamo al terzo di recupero su uno. E avanti il Monaco. È finita la prima parte di AZ Monaco. E adesso vediamo a fine primo tempo cosa sta succedendo di là. Sta vincendo il Midtjylland. Sta vincendo il Midtjylland in casa del Rapid. Non si può vivere così. Ricomincia da McTominay, che fa il De Rossi. Poi McKenny lascia Ben Yedder, arriva dentro, la palla passa, occhio a West in area, McKenny va in porta e calcia malissimo, purtroppo. Vindal, tocca per Claesson, che vuole andare, supera Aguilar, occhio a Claesson in area, la sposta ancora, poi Boadu, non dobbiamo farlo girare. Ancora Claesson, ce l'ha sul destro, apre per Stenks, Lecomte risponde, due su di lui, risalta facilmente. Poi Tchouaméni dentro ancora per Gelson, gran pallone, poi l'assist, sta arrivando Draxler, la poteva chiudere ma adesso la teniamo lì, quindi vogliono uscire. Ultimo minuto, Vindal. Mitchell per Stenks. Evien. Meno di 10 secondi. In teoria è finita. Finisce qui! Vince il Monaco! Vince alla Fast Stadion! Esulta il settore ospiti! Abbiamo fatto il nostro! E 45 minuti fa anche il Midtjylland stava facendo il suo. Vediamo adesso, perché questa è una piccola liberazione per aver superato un ostacolo che ci aveva umiliato all'andata e che ci ha causato problemi stasera. E intanto grazie di cuore a Total Fred per il ride. Ma adesso dobbiamo vedere che cosa ha fatto il Midtjylland e di conseguenza il Rapid, perché soltanto in quel caso potremo esultare. Soltanto in quel caso. Ragazzi,
Ragazzi, siamo ai sedicesimi! Siamo ai sedicesimi! Credo per la sconfitta addirittura della Rapid in casa contro il Midtjylland per 2-1. Incredibile! Incredibile! Un finale al cardiopalma di un girone non gestito bene. Ma siamo passati noi e ci andiamo a giocare la seconda parte ad eliminazione diretta dell'Europa League. Dai, è così! E affronteremo l'Ajax, tra l'altro. Affronteremo l'Ajax. È stato già sorteggiato. Andata in casa, ritorno alla Johan Cruyff Arena. Insomma, è già un match di livello, non ci ha detto benissimo nel sorteggio, ma è un match d'Europa League, è un match di quelli che ci piacciono. È tosta. Sarà Monaco contro Ajax. A presto, signori.